Una buona giornata e bentrovati per la prima edizione del nostro giornale che apriamo con la notizia di una forte scossa di terremoto che è stata avvertita questa mattina alle 4:24 sui Monti Dauni, precisamente a Carpino. La scossa di una profondità di circa 20 km ha avuto come epicentro non soltanto la città appena citata, ma anche quelle di Cagnano, Varano e Ischitella. Sono in corso delle situazioni per verificare se non ci siano stati danni a persone o cose. Naturalmente monitoreremo la situazione e vi informeremo nel corso della mattinata. L'ASL Foggia lancia l'allarme per quanto riguarda la carenza di medici. È stato lanciato dopo la chiusura per mancanza degli stessi nel reparto di pediatria dell'ospedale Masselli Mascia di San Severo. Il fenomeno è in costante crescita e la direzione generale dell'ASL in Foggia, in una nota stampa, fa sapere che il rischio potrebbe ripetersi anche in altre strutture ospedaliere. Per fare un esempio di come la situazione sia preoccupante, basta fare un salto indietro nel 2018. Un concorso con 27 domande pervenute è andato deserto ed ancora a settembre dello stesso anno lo scorrimento della graduatoria per gli ospedali riuniti di Foggia. Tutti dimissionare. Il direttore generale Piazzolla dice che non vi è nessuna disattenzione da parte dell'azienda di questa seria criticità. In alcuni casi i concorsi a tempo indeterminato sono andati addirittura deserti. Alla difficoltà di reclutamento, inoltre, si aggiunge anche la difficoltà di trattenere il personale assunto nelle strutture aziendali. La CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, interviene sul tema della precarietà e del lavoro nel nostro paese. Pesa a livello sociale un clima di precarietà, di usa incertezza e instabilità, ha detto il Cardinal Bassetti. I vescovi guardano con attenzione all'istituzione di un fondo per l'assegno universale e ai servizi alla famiglia. Con la legge di bilancio chi si chiedono politiche affidabili e continuative. A Capracotta si è svolto l'evento riguardante gli stati generali della meteorologia per fare il punto su come l'informazione meteo possa essere migliorata. Saverio Serlenga. Capracotta di nuovo al centro dell'attenzione per iniziative di grande interesse pubblico. Anche quest'anno la località dell'Alto Molise ha ospitato gli Stati Generali della Meteorologia. Candido Paglione, sindaco di Capracotta. Ma proviamo in qualche modo a fare informazione, perché questo credo che sia un dovere istituzionale, insomma, di chi rappresenta la pubblica amministrazione. E poi non dimentichiamo che Capracotta è il comune simbolo della montagna, non solo del Molise, direi dell'intero Appennino. Per cui provare a capire come quello che stiamo facendo oggi e quali potrebbero essere gli effetti dei cambiamenti climatici nei prossimi anni, io credo che sia una cosa giusta, buona, importante, insomma. Al forum moderato dall'esperto meteo del Molise Gianfranco Spensieri si sono alternati i previsori meteo di RAI Pubblica Utilità delle regioni del Centro-Sud e il tenente colonnello Guido Guidi del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. Colonnello Guidi, che fine ha fatto l'inverno? Ah, l'inverno è dove è sempre stato. Ci sono annate più benevole dal punto di vista dell'innevamento, altre meno. C'è molta neve sulle Alpi, ce n'è quasi niente sull'Appennino centrale, ce n'è un po' di più sull'Appennino meridionale, quindi non starei a preoccuparmi più di tanto in un contesto di una stagione che non è neanche finita e che presumibilmente avrà anche dei risvolti positivi. Interessante il contributo del presidente di Neve Appennino, Emanuele Valeri. Allora, lo scopo di Neve Appennino è quello di raccontare, documentare, sempre con immagini attuali e d'archivio che provengono da noi e dai nostri lettori, eventi attuali e non. Credo che quello dell'archivio sia un fattore da non trascurare in quanto è molto importante nel corso degli anni ricordare le nevicate. Ad esempio, oggi se ci pensiamo pure quelle del 2005 già sono storie e noi invece abbiamo i video. Quelle del 2017, Rigopiano ad esempio, diventeranno storia e tra 10 anni rivedremo i video di quello che accadde.
Ed in chiusura allo sport, il calcio parte la prima settimana dei quarti di finale ad eliminazione diretta della Coppa Italia. Si parte stasera con la sfida del San Paolo tra Napoli e Lazio. Per gli azzurri di Gattuso si cerca una identità precisa dopo la sconfitta subita in campionato ad opera della Fiorentina, mentre la Lazio vuole continuare il suo magico momento. Domani sera poi sarà la sfida tra Juventus e Roma, entrambi arrivano da due vittorie importanti, i bianconeri contro il Parma e della Roma contro il Genoa. Intanto ieri si è completato il primo turno di ritorno del massimo campionato con la sfida a Bergamo tra Atalanta e Spal. Vittoria a sorpresa della formazione ospite in rimonta con il punteggio di 2-1. Prima di salutarvi, vi ricordo la notizia con la quale abbiamo aperto questa mattina il nostro telegiornale di una forte scossa di terremoto che si è verificata sui Monti Dauni nella zona di Carpino. La scossa è stata del 3,6 grado della scala Richter ed è stata sentita anche nei comuni di Cagnano Varano ed Ischitella. Naturalmente ulteriori informazioni ve le daremo nel corso della giornata. In ogni caso, prossima edizione di Speciale News Web 24, questa sera alle 19. Grazie per l'ascolto e a più tardi.